Per chiudere il contenzioso in atto da tempo fra il Comune e la Tecnoservice legato alle penali applicate da Palazzo Civico per il mancato raggiungimento della raccolta differenziata e bocciate sia dal Tribunale di Genova che dal TAR della Liguria, il sindaco Claudio Scajola è ora riuscito a siglare un accordo con l'impresa di Pio Sasco. In forza dell'accordo il Comune si è impegnato a versare a Tecnoservice 1.200.000 euro in due rate, una a fine anno e l'altra a fine settembre del prossimo anno, e di contro la società sospenderà ogni azione nei confronti dell'ente. L'accordo è giunto dopo una serie di riunioni fra il sindaco Scajola e i vertici della società. La Tecnoservice si era vista infatti riconoscere le proprie ragioni dai giudici, in quanto il sistema di raccolta differenziata, in atto attualmente a Imperia, non è tale da consentire di raggiungere le percentuali previste di differenziata, e ciò non può essere imputato alla ditta attraverso l'applicazione di penali. A seguito di altri precedenti accordi fra la nuova amministrazione comunale e la Tecnoservice, dal febbraio prossimo a Imperia sarà avviato in via sperimentale un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Partito Democratico di Genova, Alberto e tutti i nostri consiglieri comunali, consiglieri regionali, tutti i nostri che lavorano nei municipi per il lavoro straordinario che hanno fatto in queste settimane e per la presenza che hanno garantito e che stanno garantendo sulla questione cruciale che abbiamo tutti di fronte dopo il crollo del ponte. Per me questa è l'ennesima tappa, ormai la quinta, nel giro di poche settimane qui a Genova per provare insieme a tutti loro a dare una mano al lavoro di ricostruzione e di ripartenza dopo quello che è accaduto. Abbiamo oggi pomeriggio incontrato innanzitutto gli sfollati, il comitato, voglio salutare e ringraziare anche loro. Abbiamo fatto il punto sia con gli sfollati che con le associazioni della città adesso rispetto al decreto che il governo ha emanato qualche giorno fa. Credo che le loro parole siano più chiare, più forti di chiunque altro. Tutti giudicano il decreto del governo totalmente insufficiente, se non addirittura dannoso per questa città, per i cittadini coinvolti, per le imprese coinvolte. Io chiedo anche oggi da qui al governo di cambiare passo, di rendersi conto che così non stanno aiutando Genova. E non aiutando Genova stanno compromettendo in maniera significativa l'economia di un intero di un'intera area fondamentale per l'Italia che è il nord-ovest, con tutte le ricadute che questa situazione rischia di generare sul territorio vasto del nord-ovest, per come in particolare questo pezzo di paese si rivolge a Genova, al suo porto e all'attività di questa città, e noi non possiamo sottovalutare. I giudizi severissimi che le associazioni, gli sfollati, la città hanno prodotto sul decreto sono giudizi che devono preoccupare il governo. Io mi auguro che a partire dalle prossime ore, già in sede emendativa, nel lavoro che anche noi faremo in Parlamento per cambiare il decreto, il governo ascolti la voce di questa città, perché ci sono problemi che non sono gestiti dal decreto, non sono gestiti i problemi degli sfollati, non sono gestiti i problemi delle imprese, manca totalmente un lavoro di accompagnamento anche nel sostegno straordinario verso lavoratori e imprese che sono ferme. Il fatto che ad esempio il decreto non affronti il tema degli ammortizzatori in deroga per lavoratori e imprese coinvolte è un vulnus drammatico da risolvere nel giro di poco tempo. Sul porto si investe poco e male, non ci sono risposte all'altezza del problema strategico che c'è per l'economia di questa città e per l'economia di un intero territorio, come dicevo prima.
Ora noi per tutto questo lavoreremo, siamo all'opera già per costruire emendamenti migliorativi del decreto, lo faremo con spirito aperto e propositivo verso la maggioranza. Chiediamo alla maggioranza di non chiudersi in se stessa e di non essere arrogante di fronte alle proposte che faremo, operative e concrete per il bene della città. Presidente Lupo, un incontro qui ad Alba che vede Liguria e Piemonte a guardare verso l'Europa. Ma abbiamo voluto fortemente, come Confcommercio della provincia di Imperia, questo incontro sulle tematiche europee, dei fondi europei. E credo che sia la concretizzazione del protocollo d'intesa che abbiamo firmato prima Imperia e poi a Cuneo, di amicizia, collaborazione, interazione tra Confcommercio provincia di Imperia e Confcommercio Cuneo. Oggi, ripeto, è la prima azione concreta. Liguria e Piemonte si uniscono come sistema Confcommercio per acculturare i propri addetti, le proprie strutture, il proprio personale, per interagire sui fondi comunitari per le piccole e medie imprese. E credo che Europa si debba leggere anche come sostegno, opportunità, risorse. Quindi essere oggi qui a fare un seminario di lavoro con la presenza anche poi di europarlamentari che danno il loro contributo sia estremamente importante, significativo, per due ordini di motivi. Primo, crescita culturale, scientifica, prodromica, ripeto, a ottenere nuove risorse. La seconda è l'esempio di buone pratiche dove il sistema Confcommercio si relaziona, si cementa e quindi l'area nord-ovest sta crescendo in questa direzione. Ma che cosa chiede il commercio oggi all'Europa? Ma il commercio in chiave europea è visto, cioè il terziario, è visto come dire un settore sussidiario, posso dire così, cioè i fondi sono sempre stati di pertinenza per il primario e per il secondario, non il terziario. Io credo che noi, impegnandoci in quello che è la rigenerazione urbana, lo sviluppo delle città, dando il nostro contributo di visione e anche di apporto di sistema, riusciamo ad migliorare le nostre performance per le imprese, non inteso come sostegno diretto all'impresa stessa, ma nelle condizioni di miglioramento della qualità della vita, della ristrutturazione urbana, del miglioramento dei centri storici, evitando il loro spopolamento, quindi condizioni generali positive che poi hanno ricaduta sulle imprese, naturalmente, nei nostri settori. Lei nel suo intervento ha detto che non siamo stati bravi a sfruttare i contributi europei. Che cosa quindi bisogna spingere per ottenerli? Io ho citato una fonte storica statistica: nella precedente programmazione comunitaria l'Italia era uno dei paesi fanalina di coda per quello che era lo sfruttamento delle risorse europee, cioè dei fondi. Voglio dire, nel momento in cui lamentiamo tutti scarsità di denari, di risorse, pochissime regioni italiane hanno raggiunto il 100%, mi sembra che la prima sia la Val d'Aosta e forse Trentino Alto Adige. Vi sono regioni che hanno raggiunto neppure il 50% di utilizzo dei fondi comunitari. Noi come sistema Confcommercio, ripeto, ci impegniamo affinché questo non succeda, ma nel vantaggio di tutti, perché altrimenti la polemica che versiamo soldi all'Europa e poi non abbiamo ritorno, a volte è anche colpa nostra, in questo caso è sicuramente colpa nostra a livello nazionale. Luca Chiappella, presidente della Confcommercio provincia di Cuneo. Allora, intanto com'è la situazione qua in questa provincia? Ma allora, intanto faccio una premessa: interessantissimo questa mattina questo convegno sugli interventi per le piccole e medie imprese a livello europeo. La situazione in questo momento, siamo qui ad Alba, ma oggi ci sarà anche l'inaugurazione dell'88esima fiera del Tartufo, fiera internazionale del Tartufo, è una situazione con dei chiaroscuri, il turismo molto bene, abbiamo avuto una stagione invernale e l'ultima trascorsa estiva con numeri che ci fanno ben sperare.
Il mondo del commercio, del retail invece sta appunto affrontando un cambio di pelle e la giornata di questa mattina, anche sulle nuove opportunità che l'Unione Europea può offrire alle PMI in particolare, può essere per una sezione di categoria importante come la nostra, che proprio qui il 14 di settembre ha riunito le 10 organizzazioni che fanno capo all'Unione Provinciale in un convegno che abbiamo chiamato Universo Futuro, proprio per immaginare quello che sarà il futuro prossimo del nostro territorio, delle nostre imprese, che ricordo sono oltre 9.000 a livello provinciale che rappresentiamo. Un incontro che ha visto Piemonte e Liguria insieme, perché far rete oggi conviene. Sì, qui oggi era rappresentato tutto il nord-ovest, quindi questo anche come sistema di Confcommercio ci gratifica molto, perché abbiamo capito la forza di lavorare in squadra. Lavorare in squadra è un segnale forte che abbiamo espresso questa mattina, ma che deve essere tramutato in azioni concrete anche verso il territorio e verso le aziende associate. Iniziamo l'11 ottobre, 22esima edizione della Festa della Bagnacauda. L'11 ottobre abbiamo l'inaugurazione alle 18.30 con l'assegnazione dei Fuyot d'oro, uno all'ente parco del Monviso, di cui Faule fa parte, e uno alla presidente dei piccoli comuni d'Italia, Franca Biglio. Tutte le sere si potrà degustare la nostra Bagnacauda, la Bagnacauda di Faule, la domenica anche a pranzo. Avremo ogni serata dei gruppi folcloristici, delle orchestre. Il giovedì l'Orchestra Italiana Bagutti, si potranno fare delle escursioni lungo il Po, avremo anche un trenino che porterà gli escursionisti lungo l'area attrezzata Fontane, che fa parte del Parco del Monviso. Il discorso nasce nel 1998, quando nacque la TL, con la progettazione del primo grande evento, seguito direttamente da noi, che fu la Fiera del Marrone di Cuneo. Da allora sono passati 20 anni e la Fiera del Marrone è diventato sicuramente un cardine importante in cui ruota attorno tutto il sistema fieristico gastronomico di promozione dei prodotti tipici del nostro territorio, ma diventa parte integrante di un programma molto più ampio che abbiamo battezzato Autunno con Gusto, che da oggi ci accompagnerà fino alla fine del mese di dicembre attraverso un percorso, un ventaglio di aromi, di sapori, di festa straordinario, dove vengono messi in mostra i grandi prodotti della nostra terra lavorati in modo magistrale dai nostri chef. Nel secondo weekend avremo la festa della Bagnacauda di Faule. Io sono molto legato perché il sindaco Scarafia mi ha premiato nel 2014 col Fuyot d'oro, che è il premio non a chi consuma più Bagnacauda, ma a chi si è impegnato di più per questa fiera. Io comunque l'avrei preso lo stesso, fosse stato anche come primo consumatore di Bagnacauda, per un evento che porta più di 10.000 commensali in una realtà che fa 500 abitanti, quale Faule, un episodio straordinario come tanti altri del nostro territorio, ma sintomatico di quanto è viva la provincia di Cuneo, per un evento che celebra uno dei piatti più antichi della nostra tradizione, quello che esalta l'acciuga. L'acciuga perché? Perché arrivava attraverso le antiche vie del sale dal mare per il commercio, e da qui è stato ideato questo piatto. Acciuga, aglio, olio e un po' di panna per renderlo più dolce per tutti i palati, che sicuramente chi lo proverà tornerà a casa con un ricordo che sarà indelebile. Girare in auto, in bicicletta o in moto diventa sempre più difficile e sicuramente pericoloso. I rischi sono molteplici, provocati più dall'incapacità di autisti, ciclisti e motociclisti che dal traffico. Le distrazioni di chi è alla guida sono molteplici e nonostante leggi e leggine, il comportamento di chi è al volante o al manubrio non cambia. Vietato usare il telefono cellulare e tutti indisturbati e incuranti del pericolo continuano in conversazioni che durano chilometri. Poi c'è la cintura di sicurezza, nessuno si ricorda di allacciarlo, perlomeno fanno finta di non ricordarsi. Poi c'è l'evidenza di chi non sa proprio guidare, non conosce le regole delle precedenze e di come si deve affrontare una rotonda. Il caos che provoca
a sua volta il caos del traffico. Ma quando certi automobilisti hanno affrontato l'esame di guida, come hanno fatto? Difficile rispondere, perché i metodi per copiare hanno antica nascita, ma siamo negli anni 2000 e anche certe cose cambiano. È il caso di un cinese, sì, avete capito bene, un cinese residente in Italia, pizzicato mentre sosteneva gli esami per conseguire la patente. Sotto la parrucca aveva un sofisticato sistema di ricetrasmissione. Dall'esterno rispondevano per lui alle domande. È accaduto alla motorizzazione di Cuneo. Se nessuno se ne fosse accorto, cosa avrebbe fatto il cinese? Si sarebbe immesso nel traffico senza conoscere né precedenze né tantomeno segnali. Avrebbe così contribuito ulteriormente a creare caos. San Bruno Certosino. Nato intorno al 1035 a Colonia, in Germania, e vissuto tra la Francia e l'Italia, fu studente e poi insegnante a Reims. Professore di teologia e filosofia, rifiutò di diventare vescovo perché contrario alla vendita delle cariche ecclesiastiche. Insieme a sei compagni si ritirò in una località selvaggia, la Cartusia, per lavorare e pregare, dando vita all'ordine dei Cistercensi. Nel 1090 fu convocato a Roma da Urbano II, un tempo suo allievo, che lo volle accanto a sé come consigliere. Non riuscendo ad abituarsi agli agi, chiese di ritirarsi in Calabria, nella foresta della Torre, vicino a Vibo Valentia. Morì il 6 ottobre 1101 presso l'eremo della Torre ed è sepolto nella certosa di Serra San Bruno.